Silvio Berlusconi ha lasciato dopo quasi 4 ore l'aula del Tribunale di Milano, dove si è conclusa l'udienza del processo Mills, che è stato rinviato al prossimo 16 maggio, quando saranno sentiti altri 2 testimoni. Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari. Dalla fine di marzo è la 4ª volta che il Premier si presenta in aula per i processi che è in corso e la 1ª volta nel processo Mills. I giudici hanno subito revocato la contumacia. Un uomo ha urlato "vergognatevi buffoni" all'indirizzo dei sostenitori di Berlusconi che si trovavano fuori dal tribunale. È stato poi portato via di peso dagli agenti delle forze dell'ordine. Il raid che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden è stata per il presidente degli Stati Uniti Barack Obama una delle decisioni più difficili da comandante in capo, ma dopo la sua morte gli Stati Uniti vogliono infliggere il colpo di grazia ad Al Qaeda. Obama, in un'intervista a 60 Minutes della CBC, ripercorre la settimana che ha preceduto l'attacco al compound di quello che era considerato il terrorista più ricercato della Terra e promette di proseguire su questa strada. Una decisione difficile, quella di uccidere Bin Laden, che ha rappresentato però anche uno dei momenti di maggiore soddisfazione della mia presidenza, con la cattura di un uomo che ha eluso la giustizia per anni, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Cumuli di rifiuti in fiamme anche la scorsa notte tra Napoli e provincia, 28 gli interventi dei vigili del fuoco, di cui 23 solo a Napoli, in particolare sono il centro storico e la zona orientale della città le aree maggiormente colpite, ma anche in provincia i vigili del fuoco in azione soprattutto a Casoria e a Nola.